Il 15 e 16 novembre a Castel dell'Ovo il Comune di Napoli ha incontrato gli operatori e le organizzazioni del terzo settore come occasione di reciproco ascolto sui temi delle politiche sociali. Il welfare attraversa un periodo di particolare fragilità, non solo per i tagli di risorse agli enti locali, ma anche per una cattiva cultura del sociale che si è cristallizzata nel tempo. Oggi siamo tenuti a fare quello che con più intelligenza e amore avremmo dovuto fare già da qualche tempo. Ma quali sono le emergenze sociali della città di Napoli? Chi sono i cittadini più deboli? I poveri che sono aumentati nella nostra città al punto da essere oggi considerata la città più povera d'Italia. Ma non solo i poveri, nella nostra città vivono in condizioni più o meno di abbandono 3-4 mila persone, i senza dimora, gli immigrati. Abbiamo affrontato e dobbiamo farlo sempre più adeguatamente all'emergenza profughi che ha portato nella nostra città oltre 300 minori immigrati e circa 2000 immigrati adulti provenienti dai paesi del Nord Africa. È un problema forse soprattutto culturale. Uno dei presupposti dello sviluppo è proprio che ci sia la possibilità che i cittadini vivano bene e si sentano quindi sicuri di investire sul proprio futuro, di mettersi in gioco per il rilancio della città. Le ferite al corpo sociale, sottolinea l'assessore D'Angelo, vanno pensate come un problema collettivo e non come questione isolata da affrontare semplicemente con l'assistenza, un'idea novecentesca che va superata con un nuovo atteggiamento di sistema. In questa logica, la partecipazione costituisce uno strumento indispensabile per pianificare le politiche sociali del futuro. Queste due giornate il terzo settore è riuscito a dire la sua rispetto ai modelli di welfare che ha in testa. In genere si pensa che il welfare sia una cosa residuale, no? Gli ultimi vengono trattati per ultimi, mentre invece senza il welfare non c'è sviluppo economico. Il problema dei servizi sociali è un problema innanzitutto culturale, nel senso che sia le fasce più deboli che l'operatore sociale non è considerato nell'agenda come una priorità. I problemi dei servizi sociali sono anche dei problemi organizzativi e poi c'è il problema economico che non è relativo. Quanto investe la pubblica amministrazione sul welfare? Io credo che la sfida dei prossimi anni sia coniugare trasparenza della gestione pubblica e capacità del terzo settore e del volontariato di innovarsi anche per andare incontro ad altri luoghi dei finanziamenti. Faccio riferimento ai privati, ma soprattutto alle fondazioni di origine bancaria.